Ciao, sono Stefano Valtullini, ho 18 anni e corro nel campionato italiano Moto3. Sono Cecilia Amazzoni, ho 17 anni e corro nel Team Moto3. Sono Alessandro Del Bianco, vengo da Cattolica e corro in Moto3. Andrea Caravella, da Roma e Moto3 anch'io. Valentino Rossi. Valentino Rossi, però al giorno d'oggi dobbiamo aprire gli occhi, guardare anche nuovi talenti, guardare i Moto3 che stanno avendo piedi, diciamo, dei pilotini italiani e di questo noi siamo tutti contenti perché sono tutti i nostri amici. Viaggi e corsi pure perché sono romani. Valentino Rossi e Ben Spies, che mi è sempre piaciuto. Ma davanti alle telecamere è stata un'esperienza fantastica perché ci ha un po' stravolto la vita all'inizio, però dopo, quando ci siamo abituati, è stata un'emozione fantastica perché fai tante cose che non ci hai mai fatto fare negli arco degli anni e questo ne sono fiero tanto. Assolutamente sì, all'inizio magari era una cosa un po' imbarazzante, no? Dovevamo essere tutti composti, tutti fare bene, così, però dopo quel muro lì si spezza e vengono fuori le cose più belle. Nella vita di tutti i giorni è ansioso, un po' vergognante, come si dice? Vergognoso. Però Vergognato. ci fai abitudine, ecco, pensi a quello che potrà avvenire. Con le telecamere in casa è stato il primo periodo abbastanza difficile, anche perché è un conto in pista che magari la gente sa di quello che stai, cosa stai facendo, però magari a casa la gente non sa neanche correre in moto, quindi passare davanti a tutte quelle telecamere e vedere la gente che non vuole farsi riprendere, quindi che ti lascia un po' di spazio solo per te, inizia a darti fastidio, sei molto imbarazzato sicuramente, però onestamente lo rifarei 100 volte. Ciao TV Ciao Zoom! TV Zoom! Ciao TV Zoom!